Buongiorno, voglio fare qui una premessa. Ideando questo evento, auspicavo che si fossero potuti illustrare punti di vista diversificati, anche antitetici tra loro, con cui guardare gli eventi del 1799. Un confronto tra visioni storiche differenti, che avrebbe poi generato un dibattito vivace ed interessante, tale da coinvolgere anche il pubblico in sala. Purtroppo però non è andato così. Gli ideologi, schierati a favore della sedicente Repubblica Partenopea, invitati anche con una certa, ma comunque sempre discreta insistenza, hanno tutti rifiutato, quando non si sono adeguati. Tutti, nessuno escluso. In primis, il dottor Gennaro Rispoli, direttore del Museo delle Arti Sanitarie, con cui me ne faccio esattamente un anno fa, ci sarebbe dovuto tenere in altra sede questa manifestazione, ma che annullò solamente 3 giorni prima, perché l'elevata temperatura sconsigliava gli assembramenti, almeno questa è la versione ufficiale. Secondo il mito, la direttrice dell'Istituto di Storia Patria, professoressa Renata De Lorenzo, degnandomi con lo stesso tono di una divinità che risponde ad un comune mortale, mi fece sapere che la cosa non era di suo interesse, né poteva prenderla in considerazione. Mi consigliò però di girare l'invito alla professoressa Anna Maria Rao, che, pur mostrando un apparente interesse per l'iniziativa, non poteva partecipare perché la data coincideva con tutti i suoi impegni. La meglio con cui le proposi di indicare una data alternativa a lei più comoda non ebbe mai risposto. Ho chiesto poi ad un altro emerito docente di storia della Federico II la disponibilità di intervenire, il professor Paolo Magri, il quale, pur confessando che ormai non frequentava più il 1799, fece intendere che comunque ne avrebbe potuto discutere nella seconda metà di aprile. Ricontattato, non ha dato più risposte. Ho cercato infine di avvicinare una scrittrice in profonda simbiosi con la Repubblica Napoletana, la dottoressa Antonella Verce, che però ha drasticamente rifiutato perché allergica ai relatori filoproconici. La frazione giacobina è quindi assente, anzi si può dire senz'altro che sia scappata. Motivo per cui oggi avete solo una visione unilaterale degli eventi e non per colpa nostra. Ciò premesso, entriamo in argomento. Proprio in questi stessi giorni, di 224 anni fa, cessava di esistere l'effimera Repubblica Napoletana, una repubblica di borghesi, di mobili, di massoni, sorta sui principi di rivoluzione francese che si volevano imporre al popolo. Solo che al popolo questo ideale non interessava minimamente. Esso era fedele al suo re e al suo dio, e tale rimase anche dopo l'invasione dei Transalpini che erano venuti a portare fraternità, egalità e soprattutto tanta di quella libertà che il equilibrio non voleva essere, doveva essere per forza. Naturalmente i francesi, sostenuti dai Giacobini nostrani, per molti aspetti peggiori di quelli originali, mica esportavano gratis i loro ideali. In cambio chiedevano oro, argento, superlettili, generi alimentari e quant'altro in grado di graziare. Spogliarono case, palazzi, conventi, monti di pietà. A Napoli, prima di andarsene, ebbero perfino il tempo di raschiare il rivestimento d'oro che coprì la statua di Immacolata che spetta sulla cuglia di grazia di Gesù. Alla fine, dopo aver svolto di più prezioso che uno si poteva trovare, dopo aver bagnato di sangue le nostre terre, resi conto che gli alberi della libertà che avevano piantato non sarebbero mai fioriti per il semplice fatto che non avevano radici, i francesi ne andarono lasciando i loro confratelli partenopei e Leonie. Il loro comandante Etienne Jacques Joseph Alexandre MacDonald, infatti,
annusato il peso della minaccia che la travolgente avanzata del cardinale Ruffo rappresentava per lui, si montò Baracca e Guerra di essere partiti, confermando così che la Repubblica Partenopea esisteva solo grazie alla protezione dei francesi, che peraltro non la ricordavano mai. Addirittura una sua delegazione legata a Parigi non fu nemmeno ricevuta dal direttore. Ciò nonostante, ancora oggi, ad oltre due secoli di distanza, c'è chi, a causa di incambiamenti paraocchi ideologici, ostinandosi a leggere la storia in maniera manichea, esalta gli invasori e odia gli legittimi soldati dell'epoca, distingue le fucilate giuste da quelle giuste e designa eroi da una parte e veglianti dall'altra. Anni fa, estremo paradosso, un consigliere comunale del comune della Basilicata presentò una mozione di sfiducia solo perché si era osato commentare i tanti suoi concittadini trucidati dai francesi e dai giacobini locali. Non sia mai. Da esecrare devono essere solo i sanfilisti, i colcomici, i cui nomi vanno scritti nella colonna di destra della lavagna della storia, laddove un tempo a scuola segnavano i cattivi. Io ho sempre sostenuto che il bene e il male siano inscindibili, perché sono insiti nell'uomo e nelle sue cose. Ma c'è chi ancora insiste nell'affermare che i giacobini siano tutti dottor Jekyll, mentre i loro antagonisti altrettanto di Mr. Hyde. Anche negando l'evidenza, è solo per il partito preso. Non è così. Ragioni e torti stanno sia da una parte che dall'altra. E se ci sfondassero da una certa poderosa arroganza, troveremmo finalmente una convergenza. Ma fino a quando ci discriminano gli insorgenti, a favore degli invasori ci sarà sempre scontro. Proprio in questa sala, qualche anno fa, in occasione della presentazione di un libro, un tronfio oratore sentenziò che, cito letteralmente, c'è una profonda differenza tra la plebe francese e la napoletana, tra San Culotti e Lazzari. La plebe francese era motivata, quella napoletana no. Benché da me sollecitato, non si può però spiegare quale fosse quella profonda differenza. Evidentemente per lui era più importante affermarlo che dimostrarlo. Purtroppo non ne conosco il nome, ma mi avrebbe fatto piacere invitarlo per sbattere in faccia, come avrebbe meritato, le motivazioni della plebe napoletana. Gli avrei svelato che proprio in un momento di massima espansione del potere francese in Italia fu proprio quella plebe napoletana, quella senza motivazione, a dare via alla controrivoluzione, e quella fu la prima volta in assoluto della storia che l'Italia si insorse in massa contro l'invasore, e non fu un'insurrezione risorgimentale, nel significato liberale assoluto del termine, ma fu una crociata. Come nelle varie province si erano rivoltate le masse che fecero vedere i sorgimenti francesi, così insorse il popolo di Napoli. Un popolo minuto, numeroso, prolifico, inquieto, eccessivo nel bene e nel male, religioso, superstizioso, per tanti aspetti esegrabili e irreversibili, ma che comunque, nonostante tutto, amava il suo re e si oppose ad una borghesia folle, liberaleggiante, imbevuta di ideali francesi, fatta di cosiddetti patrioti repubblicani. Un popolo che la storiografia ufficiale, con un vero e proprio abuso ideologizzato, non esita a definire briganti. Contrariamente a chi, senza ritegno, ha scritto che l'esercito della Santa Fede era formato da due mercenari e reclutati in Calabria, quel pugno di uomini a seguito di Fabrizio Ruffo aumentò sempre di più come un'inesorabile colossale pagana romana che si sarebbe abbattuto sui francesi e sui loro ultimi idioti. Era l'armata della Santa Fede, una parte di contadini, di popolari e perché no, due di briganti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una tale partecipazione popolare e un tale odio dei giacobini tutti i re. Partecipazione pressoché totale, sia per il numero di coloro che si unirono all'esercito, sia perché decine di città e paesi che insorsero spontaneamente per cacciare francesi e giacobini. Era la loro mercenaria. Occupando Napoli nel gennaio 1799, i francesi hanno trovato la capitale del regno praticamente sbandita, in quanto il re, molto tempestivamente, molto poco opportunamente, era in Sicilia già un mese. Nonostante
costante esortazione a rimanere da parte dei suoi uomini migliori, tra cui l'ammiraglio Francesco Caraccio, che lo scongiurava di restare. Pareva anche che avesse deciso in tal senso, ma la volontà della regina, a sua volta spinta dall'Acaton, da Hamilton e da Herzog, fu più forte della sua. C'è da aggiungere che, appena Ferdinando era lasciato in mano al suo popolo, la flotta, la Unione d'Italia, fu data alle fiamme. Apparentemente per volontà della regina, ma di fatto per ordine dei Guercio a Milano a Pionico. Questo evento ha creato profonda amarezza del carcere e ne determinò il successivo atteggiamento. Profondamente deluso, dichiarò: non ho io abbandonato la causa dei re, è stato il re che ha abbandonato lui, come dagli torto, e non onorando la memoria di l'unico vero martire di quella fazione. Hanno tutti sono ben noto le quattro giornate di Napoli, ma non conosciamo affatto perché furono tre giornate che si dissero a Napoli nel gennaio del 1799. Giornate forse ancora più pregnate di gloria, di tragica gloria. Chi non ricorda il film di Nanni Loi sugli avvenimenti del 1943? A chi non sono rimasti impressi la memoria, i volti, gli occhi pieni di rabbia e di disperazione dei personaggi del film mentre affrontavano i tedeschi? A chi non è rimasta nelle orecchie quella travolgente colonna sonora che trasportava lo spettatore nell'azione della fuga del popolo contro lo straniero? Bene, riportiamo indietro di ultimo secolo quelle drammatiche scene di rabbiosa determinazione e probabilmente rivivremo ciò che allora vissero i napoletani. Qua, proprio nella zona in cui ci troviamo, i Lazzari, colpiti dall'alto da Sant'Elmo, di fronte alla fuga della baionetta francese, dal fianco delle fucilate di studenti di medicina dell'ospedale di Incurabile, raddoppiarono il loro furore e combatterono non più fermamente. Alla fine ne rimasero 8.000 sul terreno. Tanti ne erano morti tre giorni per difendere ogni angolo di Napoli. Primi numeri, accerchiati dai territori locali, senza armi regolari, condusse una lotta di resistenza all'armata francese forte di 15.000 uomini. La storia, purtroppo, non dà il minimo rilievo a questa meravigliosa resistenza dei popolani a quei ricci contro i soldati dell'Ottawa. 8.000 morti nella sua città di Napoli, 60.000 in tutti i regni, ma non contano. Per l'inderogabile, assillante stantia cultura ufficiale, ha sempre il solo lavoro il sangue di una Luisa Sanfelice, di una Pina del Fonseca, di un Mario Pagano e di pochi altri rappresentanti dell'intelligenza giacobina dell'epoca, i cui nomi si replicano ossessivamente nella toponomastica delle nostre città e nelle intestazioni di tante sue. Nomi ai quali i nostri giornalisti radio-televisivi non dimenticano mai di aggiungere sempre, puntualmente, quello di Gennaro Serra di Cassano, insieme con il portone chiuso di casa sua. Ecco Cassano, perché insieme con il portone chiuso di casa sua viene citato in ogni occasione, anche quando trasmette un servizio di immagini sul numero di turisti visitatori. Tacendo però, non so per ignoranza o per buona fede, tutte le altre migliaia di caduti del 799, come se quest'ultimi fossero figli di un Dio minore. I Lazzari non erano militari, non erano proscritti, ma gente del popolo che combatteva incitandosi a vicenda, con una generosità unica. I Lazzari furono il primo e più concreto esempio di coesione popolare contro un nemico invasore. Che cosa si sarebbe potuto fare con questi uomini se i capi fossero stati a loro livello? Pur con tutti i suoi difetti, questo popolo napoletano, così spesso calunniato e disprezzato, ebbe un intimo senso di dignità e di onore, che non avevano avuto loro soldati e loro tristi consiglieri. Questo popolo napoletano, guidato solo da un potente istinto e da furioso sdegno, al grido di morte ai giacobini, oppose con armi procurate in tutti i modi una disperata difesa contro l'esercito francese. Questo popolo napoletano, incredibilmente coraggioso, senza aver mai fatto la guerra, si gettò in massa con un esercito collaudato a combattere per la libertà, per quella libertà che si cara come sacra e levita in fiume. Questi razzi, uomini meravigliosi, sorprendenti, si difendono come leoni,
si parte per l'estate, contento di terreno palmo a palmo, saltello di fulmina, del baionetto di scandalo. Maestri di pieno di notte, tornano alla gara, avanzano con la tascia e guadagnano le regole, sono ovunque, respinti ma non sottomatti, appostati alle case, dietro i muri, sui tetti, in qualsiasi posto ci fosse un rivale, si battono tenacemente, retrocedono per aggrupparsi, cessano il fuoco e cominciano a movimenti più in là, usano fucili, sassi, cannoni e arma bianca, sputano da ogni casa, da ogni via, da ogni piazza. La loro azione farà epoca nella storia. Chi così descrisse fu il generale francese Jean-Étienne Charpentier, comandante in capo delle truppe nemiche. Per cui, che da quella volta erano truppe mercenarie, magari fosse stato così nel 1860, quando si vivrà più nella stessa situazione, ma a ruoli invertiti. Questa volta la regina per il paese non abbandonare la città, ma di rimanere, di mettersi alla testa dei suoi uomini, al posto di ufficiali imperi traditori, per rilasciare il nemico invasore. Ma anche questa volta, purtroppo, il re di Napoli prenderà la decisione peggiore. Le invasioni francesi rappresentarono uno dei momenti più bui della storia di Napoli. Come però afferma il poeta tedesco Novalis, Friedrich von Hardenberg, è nel buio che la luce della fiamma è più vivida, è nella notte più tenera, senza luna, che le stelle sono più luminose, e nella notte del buio di quegli anni, nel firmamento della nostra storia, brillerà un astro luminosissimo, la cui vivida luce accende i nemici ed esalta ancora oggi il nostro orgoglio. Michele Pezzi da Inti, fra diavolo, la quintessenza dell'eroicità e patriota e breve nel momento storico tragico e glorioso che, sempre più qualcuno di qui sopra, si ostina a definire elegante. Durante il bestiale bombardamento americano della Seconda Guerra Mondiale, un insegnante di Napoli annotò nel suo registro queste parole, che ben si adattano agli avvenimenti del 1799 e con le quali concludo. La nostra cara e bella Napoli ha visto susseguirsi le offese nemiche che tanti tutti hanno regalato a molte famiglie ed hanno distrutto patrimoni che erano il frutto del lavoro di intere generazioni. Alla sistematica malvagità dei barbari che credono di piegare al terrorismo le popolazioni inermi, Napoli, danneggiate nelle sue chiese secolari, nei suoi edifici superbi, nei suoi ospedali e ora designata grande mutilata, mutilata ma non spesso anche. Oppone la saltezza dei suoi nervi, la fierezza della sua volontà, tutta tesa di inflessibile capacità di resistenza. Il popolo napoletano, fiero e calmo, ha seppellito i suoi morti, ha curato con amore i suoi feriti, ha guardato con occhio asciutto le popolazioni legate ai suoi palazzi, alle sue chiese ed ha sofferto con dignità senza muovere mai un lamento, né piegarsi mai. Napoli non si piega.